Senatore Paolo Arrigoni, qual è la situazione che ha trovato alla Terra del Fuoco? Disastrosa, peraltro è una situazione che si protrae da diversi anni, almeno un ventennio, e solo per iniziativa di comitato di cittadini è venuta alla ribalta. E lì, al di là di quello che vogliono far passare, ovvero sia che questo è frutto della complicità della Camorra con i rifiuti degli industriali del nord, tutto da provare. La realtà vera è che molti rifiuti solidi urbani vengono abbandonati, per le strade, ci sono un sacco di attività illegali, borsetterie, accalzaturifici, concerie, che nascendo illegali ovviamente lo scarto della lavorazione lo buttano in strada o nelle aree agricole, ci sono proprietari di terreni che consentono il seppellimento dei rifiuti, c'è ovviamente una complicità e anche, a mio avviso, una questione culturale che io ho rilevato. L'ex ministro Carfagna non era molto d'accordo con le sue affermazioni. Lei come risponde? Mi ha accusato dei soliti pregiudizi, qui non ci sono pregiudizi. Al nord c'è la cultura della legalità e c'è la cultura della gestione del ciclo corretto dei rifiuti. Al sud invece c'è tutt'altro. Peraltro al sud c'è la mancanza di controllo da parte degli enti locali che io ho denunciato, da parte dei sindaci. Stiamo parlando di un'area che ricopre 42 comuni, quindi mancanza di controllo da parte dei sindaci, dei presidenti di provincia, delle istituzioni preposte al controllo come ASL e come ARPA. Io le ho definite due paesi diversi, ma la realtà dei fatti lo sta a dimostrare. Per esempio, ieri nelle audizioni ho appreso che, per esempio, in un paese a Casal di Principe, il 40% delle abitazioni sono illegali, non sono accatastate e il 100% delle abitazioni non hanno il contatore dell'acqua, per cui il consumo viene fatto dell'acqua senza pagare. E se non sono due paesi diversi questi, che cosa sono? E ora il governo cosa ha intenzione di Ma il fare? governo sta valutando, si parla di un decreto o altro provvedimento analogo, in sostanza mandare ancora soldi per fare la bonifica di queste aree e laddove queste aree non sono, tra virgolette, recuperabili perché i terreni sono inquinati, anche le falde acquifere, addirittura impedire la prosecuzione di attività economiche che devono essere compensate. Noi francamente di fronte a questa scelta non ci stiamo, soprattutto se di fronte a questa proposta non si pensa a come smaltire definitivamente i rifiuti in campagna da qui e per il futuro. Quindi noi ci opporremo a questo spreco ulteriore di denaro perché se si limita solo a fare le bonifiche non si risolve il problema, si ripresenterà il giorno dopo immediatamente.